ragazzi, ma allora che facciamo? Le proposte di Roma, Napoli e Firenze sono bocciate perché non abbiamo messo di parlare di Sardegna. Ma avete visto, questa non Turing propone di fare il filmato sulla prima volta. No, anche in gita lezione di storia, no, non ci sto. Ma cosa dici? Magari un modo per divertirci e studiare allo stesso tempo. Almeno possiamo uscire fuori da scuola e andare in Sardegna. E magari la gita farà da vincitori. Sì, sogno. E ma non andiamo per il video, di cosa parliamo? A me dispiacerebbe parlare dei luoghi della prima guerra, anche perché mio nonno mi ha sempre raccontato della brigata Sassari e possiamo proporre di andare a vedere i luoghi dove sono vissuti i personaggi sardi più famosi della guerra. Che ne dite se andiamo a dire le prof? Secondo me, se non avessi sorgito a Firenze, come possiamo andare per il per Veneto e Trentino? Vabbè, proviamo, parliamo le prof. Andate tu e Anna, Lu. Seconda classe ITC Businco di Ierzo che partecipa al Festival del Turismo Scolastico, sezione Viaggio nei luoghi della Grande Guerra, promosso dal MIUR e dal Touring Club Italiano. Avremmo voluto documentare i luoghi dove si è svolta la Grande Guerra italiana, ma a proposito di guerra abbiamo perso la battaglia contro la crisi economica attuale e per questo non siamo potuti partire. Abbiamo quindi pensato di fare un viaggio nella nostra Sardegna, cercando i luoghi che hanno avuto un'importanza notevole e forse per molti ancora sconosciuti. Attraverso storie, documenti e immagini dei nostri conterranei che hanno combattuto in prima linea nella Grande Guerra, di cui peraltro quest'anno ricorre il centenario, vi presentiamo quelli più significativi. Ci colleghiamo ora con le inviate ad Arbungia, che ci parleranno di Emilio Lussu, importante ufficiale, statista e scrittore italiano. Ciao ragazzi, siamo ad Arbungia, un piccolo paese di circa 500 abitanti della provincia di Cagliari. Si erge un altopiano circondato da boschi, dalla macchia mediterranea ed è addirittura attraversato dal fiume Frumendosa. Nel centro storico, dove è situata la casa natale dello scrittore Emilio Lussu, si trova un nuraghe, tuttora in ottime condizioni, che risale circa al XV secolo a.C. L'origine agropastorale degli abitanti si nota osservando le case. Sono molto semplici e realizzate in scisto. Oggi, molte ristrutturate, invitano i turisti a visitarle. Aio, Demonios, forza Paris, andiamo a visitare la casa museo di Lussu. In questo museo vedremo attraverso un percorso fotografico la vicenda umana e politica di Emilio Lussu. Avvocato, scrittore, leader politico e leggendario combattente, figura di grande rilievo della cultura sarda e italiana. Nacque ad Arbungia nel 1890 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Gli fu impartita un'educazione di tipo tradizionale, fatto da lui sempre ricordato con commozione e orgoglio. Si laureò a Cagliari in giurisprudenza. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale, distinguendosi per lo straordinario coraggio, l'umanità e il grande carisma. Durante il confino, Lussu ebbe modo di conoscere personaggi politici e intellettuali e quella che divenne sua moglie, Joyce Salvadori, con la quale ebbe un figlio. Nel 1936 e 1937 Emilio Lussu si trova appunto in quegli anni in esilio in Francia e pochi
poche settimane prima di dedicarsi alla scrittura di questa celebre opera, ha subito un delicatissimo intervento a un polmone, proprio per la malattia polmonare che aveva contratto in carcere diversi anni prima a Cagliari. È di memorie sulla Grande Guerra, opera che può essere considerata un'opera di denuncia degli orrori e dell'assurdità della guerra. Ma la mia primissima rivolta morale alla guerra e alla classe dirigente che la provoca era nata dalla scelleratezza dei comandanti, generalizzata nell'esercito di Cadorna, causa della morte di migliaia di soldati sardi. Ricordo le azioni ordinate senza alcuna efficace preparazione dell'artiglieria, con i reticolati intatti. Ancora oggi sognano i nostri soldati sul cazzo, in piedi, dritti, attaccati agli alti fini sbiati, rimasti lì, cadaveri. I soldati della Brigata Sassari erano quasi tutti contadini e pastori. Il restante era fatto di operai, minatori e artigiani. Gli ufficiali, pressoché tutti di complemento, erano impiegati, professionisti, giovani laureati e studenti. La vita in comune, le privazioni, i rischi e la morte in comune dovevano necessariamente esercitare una forte influenza e creare una solidarietà fino ad allora sconosciuta tra i sardi. Di qui quell'unità morale nei giorni di combattimento, per cui tutti, anche i comandati per servizi e i malati, accorrevano ai loro posti nelle compagnie e ci si muoveva assieme. Per la prima volta si rendevano conto che la guerra la facevano solo i contadini, i pastori, gli operai, gli artigiani. Dopo il novembre e dicembre del 1915, il motto Avanzi di Savoia comincia ad essere sostituito da questo motto Forza Varis, che in qualche modo diventa anche un simbolo dell'unità dei sardi, che è una lapide commemorativa che ancora oggi ricorda appunto la conquista del Col del Rosso durante la battaglia dei Tre Monti da parte della Brigata Sassari, riporta appunto nella parte bassa quello che fu il celebre motto con cui i soldati della Brigata Sassari partivano all'assalto. Forza Varis, ovvero forza, diciamo, andiamo avanti tutti insieme. Mi complimento con le mie colleghe per l'interessante servizio. Passiamo ora alla linea alle inviate di Sassari che ci parleranno di Dimonio, Diavoli Rossi e Intrepidi Sardi, ossia la Brigata Sassari, un altro capitolo di questa storia ormai centenaria. Buongiorno, ci troviamo a Sassari in Piazza Castello. Come vedete alle nostre spalle c'è l'ingresso del museo Brigata Sassari della caserma La Marmora, situato in un palazzo di fine dell'Ottocento, nella piazza dove sorgeva l'antico castello aragonese che è proprio qui davanti a noi e che visiteremo. Il museo è dedicato alla storia e al ricordo della Brigata Sassari, che è stato un esempio unico per compattezza, abnegazione e valore militare dimostrati durante le operazioni della Prima Guerra Mondiale del 15-18. Nei 13 giorni di Caporetto, i fanti della Sassari contrastarono le avanguardie nemiche fino al Piave, combattendo con straordinaria coesione morale, disagio, orgoglio e granitica competenza organica. Purtroppo la guerra costò alla Sassari oltre 15.000 perdite, di cui 2.164 caduti e 18.858 tra feriti, mutilati e dispersi. Aio Dimonio, Forza Varis, andiamo a visitare il museo. In tutto 6.000 uomini equipaggiati con le nuove uniformi grigio-verde fregiate dalle mostrine bianco-rosse. I soldati si imbarcarono da Cagliari e Porto Torres tra il 13 e il 21 di quel mese.
Come scriverà anni dopo Alfredo Graziani, ufficiale della Sassari, il grande segreto della Sassari sta nell'affiatamento tra ufficiali e soldati, uno per tutti, tutti per uno. A fine luglio, completato lo schieramento sul Carso, la Sassari è pronta all'azione. Il 25 i sassarini scattano all'assalto, conquistare Bosco Cappuccio. Il 21 agosto, dopo 20 ore da caniti assalti, la Sassari conquistò il Trincerone, postazione austriaca alle falde del Monte San Michele sulla strada per Gorizia. L'eroica brigata Sassari confermò il valore della sua gente. A novembre, in vista del Piave, tutti i ponti ormai sono stati fatti saltare. Tutti tranne uno, quello della Piula. Il 7° battaglione, comandato da Giuseppe Musinu, non è ancora passato. Si decide di attendere. Leonardo Mozzo, comandante della Sassari, così descrive quei drammatici momenti. Passa mezzogiorno, passa luna e ancora non si vede. Finalmente, lontano avanza una colonna. Sono i nostri. Sotto il fuoco nemico, la colonna ondeggia, esita. Finalmente imbocca il ponte. Passo cadenzato. Il comandante in testa, arrivato all'altezza del gruppo dei generali, il comandante grida. Il battaglione rende gli onori. Commozione, lacrime, poi un grido irrefrenabile. Viva la Sardegna, viva l'Italia. Fa freddo quel Natale 1917 sull'altipiano di Asiago. La Sassari, comandata dal mitico Sanna, il babbo umano dei Diavoli Rossi, è nuovamente in prima linea. Un grido si leva dalle trincee. Forza Varis! La Sassari scatta l'attacco. La battaglia dei Tre Monti è cominciata. Il 3 febbraio i sassarini vittoriosi entrano a Vicenza, accolti da una città in tripudio. Purtroppo però 1596 caduti, 8745 feriti, 2035 dispersi, ma anche 2 medaglie d'oro a ciascuna bandiera dei suoi 2 reggimenti, 9 medaglie d'oro e 405 d'argento individuali, 5 citazioni sul bollettino del Comando Supremo. È questo il bilancio che riassume i 4 anni di guerra della Sassari. La memoria di tanti e tali sacrifici è oggi custodita nel Museo della Brigata Sassari, che ne evoca e ne perpetua le gloriose tradizioni. Ed ora ci trasferiamo su una piccola isola, la Sinara, oggi parco nazionale, che testimonia la storia dei soldati austro-ungarici e conserva lo stesso meraviglioso paesaggio che lo aiutò a riposare in pace o a sopravvivere. Eccoci a Stitira, rinomata località turistica del nord Sardegna, e siamo per imbarcarci sul vatello che ci porterà all'isola della Sinara, isola grande circa 52 km quadrati, lunga 17 e larga solo 6. Siamo a posto. Allora, quest'isola nel Medioevo fu sede di un grande monastero camaldolese e poi sino al 1980 è stata abitata prevalentemente da agricoltori sardi e pescatori genovesi e gli stessi appunto che fondarono Stitira. Sebbene i primi resti della presenza umana risalgono al Neolitico, la natura si è potuta conservare grazie ad un susseguirsi di eventi che hanno fatto assumere proprio all'isola il nome di Isola del Diavolo. Dopo il 1860 l'isola ha cambiato aspetto tante volte, diventando un rifugio di guerra, di detenuti e di mafiosi. È diventata prima una stazione sanitaria di quarantena e poi un campo di prigionia nella Prima Guerra Mondiale. Aio, forza Paris, andiamo a visitare l'isola. Il carcere è stato istituito nel parco della Sinara nel 1885, durato fino al 1997, quindi più di 100 anni di presenza carceraria qui nell'isola della Sinara. Gli ultimi ospiti della struttura di Fornelli sono stati i detenuti ritenuti responsabili della strage di Falcone e di Borsellino.
Noi però siamo qui perché vogliamo conoscere e vedere meglio la storia di quest'isola durante la prima guerra mondiale, anche perché ci ha colpito molto quando abbiamo letto nei documenti tratti dall'ufficio storico del Ministero della Guerra. Scrive ad esempio il generale Giuseppe Carmine Ferrari, comandante militare dell'isola. Giunti a terra, i prigionieri si trovarono di fronte a un'isola disabitata, senza acqua e senza nessuna costruzione in pietra. I malati furono ospitati in tende situate tra i cespugli, mentre gli altri andarono a rifugiarsi sulla montagna. Data l'assenza di qualsiasi organizzazione ospedaliera, la mancanza di cibo e di ricoveri, il numero dei morti fu nei primi giorni altissimo. Nessuna parola potrà mai descrivere lo spettacolo offerto dallo sbarco di quei disgraziati. Essi più non conservavano l'aspetto dell'uomo civile e il loro sguardo andava fisso sui soldati italiani, quasi a implorare soccorso per la più grande delle sofferenze loro, per quella che tutte le altre vinceva, la fame. Eccolo qui l'ossario, è una cappella che ospita le ossa di circa 5.600 soldati austro-ungarici che sono deceduti qui nell'isola dell'Asinara. Okay, buongiorno, ecco, come vedete alle nostre spalle c'è un luogo molto importante che fa contrasto con c'è la gioia da una parte e il dolore dall'altra. Come sappiamo tutti, nell'ottobre del 1915 Austria, Germania e Bulgaria attaccarono la Serbia, impedendo ai serbi sconfitti una facile ritirata verso la Grecia. I serbi, nella ritirata, passata sotto il nome di Marcia della Morte, portarono con sé circa 50.000 prigionieri e attraversarono in fuga il Montenegro e l'Albania, giungendo fino a Valona. Qui arrivarono circa 24.000 prigionieri sopravvissuti. Una violenta epidemia, oltre a stenti inenarrabili, aveva colpito gli sventurati nel corso della Marcia della Morte, che furono consegnati agli italiani. Una cappella che rappresentativa di un periodo di grande dolore dell'isola dell'Asinara, e nel 1914-15, durante la prima guerra mondiale, sono stati fatti prigionieri circa 40.000 soldati austro-ungarici che si è deciso di portare qui all'Asinara. Distribuiti in accampamenti lungo tutto il territorio. Probabilmente la scelta dell'isola dell'Asinara era dettata proprio dal fatto che questa era un'isola non antropizzata, quindi non abitata, quindi c'era parecchio spazio. Purtroppo arrivando qui nell'isola, in quegli anni c'era anche parecchia carestia, e tant'è vero che 5.600 si contano più o meno sono i defunti di questi soldi, i morti appunto di questi soldati, che in un primo tempo, siccome c'erano delle situazioni di emergenza, sono stati seppelliti nei vari cimiteri o nelle fosse comuni. Poi però si è reso conto di rendere omaggio, che era indispensabile rendere omaggio a questi giovani soldati, costruendo questa cappella che risale più o meno alla metà degli anni 40, voluta tra l'altro dal governo italiano. Finanza che abbiamo di ciò che è successo nell'isola dell'Asinara durante la permanenza di questi soldati, e abbiamo soprattutto una specie di diario di un detenuto che ha raccontato praticamente tutto il suo percorso da quando è stato catturato fino a quando ha lasciato l'isola dell'Asinara. Leggere la nostra inviata un piccolo brano: risale al giugno del 1916. Vi era la guerra e noi eravamo prigionieri in paese nemico. Prima del nostro benessere vi era quello della popolazione e dei soldati della nazione che ci custodiva, ma noi trovammo all'Asinara che il trattamento usatoci dagli italiani non fu dettato da sentimenti avversi, e se anche i primi giorni della nostra vita nell'isola costituirono un ricordo tremendo, ricorderemo pur sempre con piacere che noi, vivi, ridiventammo degli esseri umani. Importante questo, perché i posti di dolore devono avere anche un messaggio di pace, quando a un certo punto dice oltre alla tomba non vive ira nemica, significa che in tempo di guerra, quando si muore, oltre la morte si diventa di nuovo tutti in pace, e questo è un messaggio importantissimo. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno, massacrato con la bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Abbiamo voluto dedicare questa poesia a tutti i caduti della Grande Guerra.
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, e il mio cuore il paese più straziato. Non molti sanno che quel piccolo edificio sacro, eretto nel 1916, è legato a una delle pagine più cruente e drammatiche della Grande Guerra. Fu un tremendo viaggio calvario di migliaia di uomini privi di tutto, di alloggiamenti, di viveri, di acqua, di medicinali, di indumenti adatti al gelido inverno dei Balcani. Ben presto, dissenteria, tifo, eccetera, cominciarono a decimare i prigionieri, tormentati dalla vista di corpi martoriati dei morti e dalle grida dei morenti. La chiesa non è solo la storia dell'orrore della morte, ma è anche la storia di un pugno di uomini ufficiali e medici civili e militari di fronte a quell'umanità tormentata, sofferente, si adoperò oltre ogni immaginazione per far sì che tutti avessero cibo, riparo e cure. Per quelli che riuscirono a salvarsi fu la terra del miracolo, tanto che alcuni prigionieri austriaci vollero erigere la piccola chiesa. Questi edifici che vediamo sono degli ex ospedali militari. Ed è questo paesaggio che delizia i sensi dell'olfatto e della vista, restituiamo la linea allo studio. Aiuto, Divorio, Sforza Varis! L'emozione non finisce qui, perché il prossimo servizio sarà come la ciliegina sulla torta. Siamo proprio nella casa dove vivono gli eredi del sergente maggiore del 151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari, Ferminando Podda, decorato con la medaglia d'oro al valor militare per i fatti d'arme del giugno 1917. Ferdinando combatté sull'altopiano di Asiago nella battaglia del Monte Ortigara, guidando il suo gruppo all'assalto delle trincee austriache posizionate sul Monte Zebbio. Dopo un accanito combattimento in testa del suo plotone, restò ferito al capo, ma proseguì ugualmente incitando i suoi uomini. Ferito una seconda volta alla gamba, dopo essersi fatto medicare, tornò al suo posto per continuare a respingere gli attacchi avversari. Ferito un'altra volta, morì a soli 25 anni, restando ancora alla testa del suo plotone. Le sue spoglie sono conservate nel Sacrario Militare di Asiago. Lei, signor Beniamino, che ricordo ha di suo zio? Non l'ho conosciuto neanche. Ho sentito dire da mio padre. Si trovavano in fronte diversi fratelli. C'era Beniamino, Severino e Salvatore, mio padre. Combattuto insieme? Sì, si sono trovati durante i combattimenti. Ecco, queste sono le foto dei fratelli che erano pure il loro in guerra. Queste è Beniamino e Severino. Adesso vediamo se c'è qualche cosa scritta dietro. Beniamino Podda offre ai suoi cari genitori la sua fotografia presa dopo ferito in guerra 6 luglio 1916, fatto a Napoli 8 agosto 1917. Ecco, questa che vi sto mostrando è la medaglia sostituita alla medaglia d'oro, perché lo Stato se l'aveva riportata via il periodo del fascismo. Siamo dispiaciuti perché non c'è rimasto proprio niente di questo giovane che è andato in guerra e non c'è rimasto neanche uno scritto, niente. Purtroppo solo un pezzo di ferro. Sì, solo un pezzo di ferro. Siamo veramente contenti ed emozionati di aver conosciuto una persona che ha dato tanto alla patria. E anche io sono tanto emozionato per questo che voi state facendo, questa ricerca che ritengo molto utile. Grazie veramente, è stato emozionante, noi la salutiamo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Per il lavoro che state svolgendo. Concludiamo il TG
piccolo augurio che vi sia piaciuto conoscere la parte storica e culturale della nostra isola. La classe ha dimostrato che anche senza pullman e sistemazioni in hotel si può percorrere un viaggio interessante nei luoghi della storia e scoprire che magari proprio vicino a casa ci sono luoghi e personaggi da raccontare. A tutti voi il nostro bacio. Io Dimonio, forza Paris! Vi siamo piaciuti, vero? E da questo paesaggio che delizia i sensi della sua... Da capo. Aiuto, dimonio, forza Paris! Quest'isola è bella. Che ci sono? Che gallinelli banchi. Così, vai. C'è l'ingresso del museo obbligato a stazione della caserma La Marmora. Grazie alla brigata. Mi tengo da nove. Bye.